Vorrei associarmi al saluto e al ringraziamento, scusami, dovete perdonare la voce, è così, è bassa, quindi mi perdonerete. Volevo associarmi al saluto e al ringraziamento del nostro Presidente, a chi è intervenuto. Se volevo portare anche il saluto, si è affacciato 10 minuti fa il sottosegretario Degani, poi l'hanno chiamato perché il motivo per cui oggi non ci sono qui i parlamentari, stanno votando in commissioni per chiudere, credo, la legge di stabilità nel più breve tempo possibile, da quello che mi hanno detto. Vorrei salutare tutti i colleghi presenti delle agenzie regionali e anche delle altre amministrazioni. Un saluto anche a chi ci sta seguendo in streaming. So che c'è anche il collega del Ministero dei Beni Culturali, Piacentini, che ci segue in streaming e che saluto. A proposito dello streaming, do io l'informativa sulla privacy. Ricordo che chi non volesse farsi vedere, essere ripreso o divulgare i propri contenuti lo deve cortesemente dire alla nostra segreteria tecnica. Devo dire che il Presidente ci ha dato anche delle belle notizie, insomma, quando hai detto che ero più cerimonioso di te, mi aspettavo che dicessi che sarei stato meno lungo degli anni scorsi, più breve degli anni scorsi, invece hai usato questo termine. Ti ringrazio anche per la bella notizia che ci hai dato rispetto all'esito della riunione europea, perché tra l'altro, diciamoci la verità, vincere contro la Francia in tutti i campi ha anche un suo connotato, diciamo, di soddisfazione. Ovviamente scherzo, mi sia permessa anche a me una considerazione di sintesi rispetto al fatto che quest'anno anche per me potrebbe essere, diciamo, l'ultima presentazione di questo rapporto. Non vado in pensione, vedremo quello che succederà. E credo, anche recependo ciò che il Presidente ha detto, che in questi anni abbiamo fatto uno sforzo notevole anche di ammodernamento e di aggiornamento della nostra produzione. Di questo voglio ringraziare i colleghi per la pazienza con cui hanno sopportato e supportato anche le mie indicazioni, sopportato le mie stesse indicazioni, e anche per aver, diciamo, avviato un percorso di cambiamento di pelle, se mi è consentito, che nulla toglie alla preparazione, alla qualificazione, alla conoscenza, anche alla qualità dei dati, ma che rende questi prodotti, almeno rispetto a quando io sono arrivato, profondamente diversi. E però con 3, secondo me, obiettivi ancora da raggiungere. Un primo, lo dico senza problemi, riguarda la tempestività. Noi presentiamo questi rapporti, approfitto dell'occasione per dire che presenteremo il 16 il rapporto dicembre, il rapporto sulle aree urbane, e il 20 dicembre il rapporto sui rifiuti. Sono stato letteralmente subissato di mail per il rinvio della presentazione dal 30 novembre al 20 dicembre. Purtroppo eravamo in una settimana in cui, per influenza e vicende legate alla campagna referendaria, avevano praticamente non aderito la metà di coloro che avevano aderito nelle settimane precedenti, e non mi è sembrato giusto, anche per rispetto al lavoro dei colleghi e all'importanza del rapporto, annullare completamente la presentazione, ovvero farla con un contesto non adeguato. Però il tema della tempestività dell'informazione è un tema decisivo per noi e per il sistema, anzi per noi sistema. Presentare rapporti con i dati dell'anno precedente a dicembre dell'anno successivo è, secondo me, un qualcosa su cui dobbiamo lavorare. Capisco tutti i ragionamenti sulla qualità, la divulgazione, la validazione, il fatto che dobbiamo recuperarli da altri enti, eccetera, però obiettivamente c'è un tema tempo che non è indifferente. L'altro aspetto riguarda diciamo proprio la qualità del prodotto, che rispetto agli anni scorsi questo troverete particolarmente diverso, e di questo ringrazio i colleghi, perché abbiamo voluto offrire una lettura dei dati ambientali e della situazione dell'ambiente in Italia diversa da quella che abbiamo offerto negli anni precedenti. Quindi li ringrazio anche per lo sforzo di sintesi che hanno fatto, e che anche per quanto riguarda la mia presentazione, scusandomi per la inevitabile incompletezza, però sarà una presentazione certamente più breve e anche più mirata a focalizzare alcuni aspetti. Poi ovviamente vi rimandiamo a tutta la gamma dei prodotti che quest'annuario comporta, e che non sono pochi. Noi lavoriamo sull'annuario, adesso lo presentiamo quasi sempre alla fine
dell'anno e cominciamo a lavorare non più tardi della fine di gennaio dell'anno nuovo, quindi è un lavoro che dura un anno e li ringrazio perché ovviamente non è facile poi trovare gli elementi di sintesi anche collegandoli attraverso un fil rouge e ovviamente qualcuno può sentirsi in qualche modo non giustamente considerato, ma insomma sanno che non è così. E questo è l'ultimo aspetto. Sui prodotti sempre. Io credo che noi dovremmo continuare come sistema a lavorare sulla proiezione esterna dei prodotti. I prodotti non servono a noi. Colleghi, non servono a noi stessi a dirci quanto siamo bravi, come li abbiamo raccolti bene, come quest'anno siamo in grado di elaborarli, i dati. I prodotti servono all'utenza esterna, amministrazioni, istituzioni, cittadini. Allora, lo sforzo deve essere quello di renderli sempre più accessibili, fruibili, intellegibili, comprensibili sotto tutti i punti di vista ai veri destinatari, ai veri target di questi prodotti. Ciò posto, diciamo, scusandomi per queste considerazioni iniziali, io chiedo, saranno non più di una decina di slide quest'anno, e meno male direi vista la voce, anche le condizioni di voce, non più di una decina di slide, passo a una rapida presentazione dell'annuario, farò poi ringraziamenti finali, ringrazio per l'assistenza tecnica nella presentazione Maria Concetta Giunta, vedrete anche nella grafica e nella presentazione qualche novità che speriamo sia di vostro gradimento e soprattutto serva a rendere più efficace e meno noiosa, dico io, la mia presentazione. Direttore, se vuole, la presentazione è scaricabile sui cellulari, la possono seguire all'indirizzo che sta sui video. Avevo dimenticato subito una novità, giustamente Maria Concetta Giunta me la ricorda, come vedete proiettato sui video laterali. E ovviamente apro e chiuso una parentesi, ringraziamento al Ministero dell'Ambiente, lo farò dopo, certo. Ma lo faccio adesso subito, doveroso, anche perché questo auditorio, per la concessione dell'utilizzo dell'auditorium per queste manifestazioni, da quest'anno in poi la presentazione è scaricabile anche sui telefonini attraverso il Presidente, quelle strane applicazioni di cui parlava prima il Presidente, ma noi le usiamo e quest'anno siamo in grado anche di offrire a tutti la possibilità di scaricarlo appunto sugli apparecchi di telefonia mobile. È una grande novità, ci abbiamo lavorato tanto tecnicamente perché non è stato semplice ed è giusto anche dirvelo subito all'inizio. Bene, possiamo partire, credo. È un'edizione, come vi dicevo, che si presenta molto rinnovata, si riferisce con maggiore rilevanza a un contesto nazionale ed europeo sempre più in evoluzione, anche e soprattutto per quanto riguarda le nuove direttive delle politiche ambientali adoperate. In particolare abbiamo preso come riferimento gli indirizzi del 7° programma di azione europeo per l'ambiente, il monitoraggio dei principali obiettivi individuati come prioritari. Quest'anno vogliamo offrire una lettura diversa degli indicatori della banca dati, focalizzando appunto la presentazione sugli obiettivi del 7° programma citato. Per maggiori approfondimenti vi rimando alle pubblicazioni che ho detto e vorrei partire prendendo in considerazione i primi tre settori prioritari del programma, da cui si evince che Italia e Europa hanno compiuto progressi nella riduzione di alcune pressioni ambientali fondamentali, ma questi spesso non si sono purtroppo tradotti in una migliore resilienza, uso il termine che ha usato prima il Presidente degli ecosistemi, ovvero in una riduzione nei rischi per la salute e per il benessere. E inoltre le prospettive a lungo termine sono spesso meno positive rispetto a quanto potrebbero suggerire le tendenze recenti che pure abbiamo ascoltato. Vediamo subito l'obiettivo 1 del 7° PAA, uso l'acronimo perché è troppo lungo, la biodiversità ed un'area di azione correlata al capitale naturale, alla biodiversità che lo sostiene. Ora, è noto a tutti che disporre di una dotazione di servizi ecosistemici buona significa avere una maggior ricchezza pro capite in termini di capitale naturale, anche però una minore vulnerabilità, maggiore salute, come dicevo prima, resilienza dei sistemi naturali e dei territori. Ecosistemi sani, con alti livelli di biodiversità, con alta biodiversità, forniscono maggiori servizi che costituiscono risorse non sostituibili rispetto al capitale antropico e vengono ora utilizzate da tutti noi in modo gratuito. L'Italia, lo dico sempre, non mi stancherò mai di ripeterlo, lo ripeterò anche quando finirà la mia esperienza,
è uno dei paesi più ricchi di biodiversità e noi a questo dobbiamo porre un'attenzione particolare. Abbiamo registrato la presenza di oltre 58.000 specie animali, le piante superiori sono poco più di 6.700, il 20,4% di queste sono endemiche. È il nostro che aderisce a numerose convenzioni e accordi internazionali finalizzate a tutelare la biodiversità, ma il livello di minaccia per i vertebrati è molto alto, il 31%, per le piante vascolari il 15%, per i licheni e le briofite il 22%, mentre è in crescita, direi abbastanza preoccupante, la presenza e l'introduzione di specie alloctone. A tutela della biodiversità il paese risponde con 871 aree protette che occupano una superficie a terra di oltre 3 milioni di ettari, siamo a oltre poco più del 10% del territorio nazionale, mentre a livello europeo le aree protette occupano in media una superficie a terra di circa il 15% dei territori nazionali. In Europa una percentuale vasta di specie protette, il 60%, di tipi di habitat, il 77%, è ritenuta in uno stato di conservazione non favorevole. Per quanto riguarda la flora, le 6.700 specie italiane, anche a netto delle specie esotiche naturalizzate, costituiscono pressappoco la metà delle specie stimate per l'intera Europa. L'Europa non è a buon punto per raggiungere l'obiettivo generale di fermare la perdita di biodiversità entro il 2020, anche se, occorre dirlo, alcuni obiettivi specifici sono stati raggiunti. Per quanto riguarda le acque, bene, è noto a tutti che l'acqua è uno dei principali beni del capitale naturale, vitale per la nostra salute e per il benessere economico e anche sociale. Secondo il sottobiettivo 1B, l'impatto delle pressioni sulle acque superficiali sotterranee, costiere o di transizione dovrà essere ridotto per conseguire, mantenere e ampliare il buono stato delle acque, così come definito dalla direttiva quadro sulle acque stesse. Dal monitoraggio rileviamo che in Italia per le acque superficiali il 43% dei fiumi raggiunge l'obiettivo di qualità per lo stato ecologico e il 75% per lo stato chimico. Per i laghi invece l'obiettivo raggiunto di qualità è del 21% dei corpi idrici per lo stato ecologico e del 47% per lo stato chimico. Per le acque sotterranee il 59% ricade, circa 1053 corpi idrici, ricade in classe buono, sia per lo stato chimico sia per lo stato quantitativo. Per le acque marino-costiere, a livello distrettuale, rileviamo uno stato sufficiente in termini ecologici nel distretto del Delta del Po per il 100% dei corpi idrici e per i distretti dell'Appennino settentrionale e della Puglia per il 50% dei corpi idrici. Al contrario, nel distretto delle Alpi orientali, oltre il 90% dei corpi idrici marino-costieri si trova in uno stato buono, così come in Campania e nel distretto dell'Appennino centrale. Lo stato chimico delle acque marino-costiere presenta forti criticità su tutto il territorio nazionale, con percentuali dei corpi idrici in stato non buono vicini e superiori al 40%, ad eccezione della Sardegna, 33%, e dell'Appennino centrale, al 12%. Vediamo invece il tema del suolo, che, come è stato detto dal Presidente, è uno degli argomenti che nel corso di questi anni sono entrati a far parte del nostro rapporto. Noi sappiamo, ce lo dice l'Europa, ma lo sappiamo anche da noi stessi, che il territorio italiano dovrà essere gestito in modo sostenibile e il suolo dovrebbe essere adeguatamente protetto. E dal monitoraggio risulta che il consumo di suolo in Italia non accenna a diminuire, perché si è passati dal 2,7% di suolo consumato negli anni 50 al 7% del 2015. Al 2015 sono stati consumati in Italia circa 21.000 km quadrati, sebbene la velocità di trasformazione si sia abbassata dagli 8 metri quadri al secondo degli anni 2000 ai 4 metri quadri al secondo nell'anno precedente. La quota di territorio con copertura artificiale in Italia è stimata al 7% del totale contro il 4,1% della media europea. L'Italia è quindi al quinto posto dopo Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Germania. Ma le recenti stime effettuate a livello europeo posizionano l'Italia al primo posto per perdita di suolo dovuta a erosione idrica con valori superiori a 8 tonnellate ettaro anno contro una media europea di circa 2,5. E vediamo al tema della pericolosità naturale e purtroppo al tema dei terremoti.
Nel 2016 i due terremoti più forti di magnitudo pari a 6 e 6.5, Cumuli e Norcia, che hanno colpito l'Italia centrale, hanno prodotto quello che tutti sappiamo. L'indice di fagliazione superficiale evidenzia zone maggiormente critiche nella Calabria tirrenica, ma anche nella Sicilia orientale, nella catena appenninica centro-meridionale e in Friuli. Dal punto di vista della sismicità e della presenza di faglie capaci, in Europa solo la Grecia presenta una pericolosità sismica superiore al nostro paese. Pericolosità sismica che, come è noto, mette a repentaglio e a rischio non solo la vita, la salute umana e infrastrutture pubbliche e private, ma anche il grande patrimonio culturale italiano. I beni culturali situati in comuni classificati in zona sismica sono oltre 10.000, pari al 5,4%. Il 28% dei siti UNESCO è situato in zone ad alta sismicità e solo il 16% in zone a bassa sismicità. Il 16% dei siti del patrimonio UNESCO ricadono in zone ad alto grado di sismicità, mentre il 62% dei siti in zone a basso grado di sismicità. Altro argomento dolente, relativo alla pericolosità naturale, il dissesto idrogeologico. È la pericolosità idraulica che consegue a precipitazioni elevate o eccezionali. In Europa le zone maggiormente esposte sono quelle della Gran Bretagna e prossime alle principali catene montuose, e quindi l'area centro-settentrionale italiana presenta valori elevati di pericolosità. Eppure in tutta Europa deteniamo un altro triste primato, cioè quello di essere il paese europeo maggiormente interessato da fenomeni franosi. Delle quasi 900.000 frane censite in Europa, quasi i due terzi, 600.000, interessano il nostro territorio. I principali eventi di frana che sono accaduti lo scorso anno, nel 2015, sono stati 271 e non so quanti di noi lo sanno, hanno causato 12 vittime e danni prevalentemente alla rete ferroviaria e stradale. Nel complesso, la popolazione a rischio frane, compresa nelle due classi a maggiore pericolosità, ammonta oltre 1.200.000 abitanti, il 2,1% della popolazione nazionale, mentre la popolazione che risiede nelle zone a rischio alluvioni è quasi di 2 milioni di abitanti, siamo oltre il 3% nazionale. Nello scenario di pericolosità idraulica elevato P3, si abbassa, per modo di dire, a circa 6 milioni di abitanti, il 10% della popolazione, nello scenario di pericolosità media P2, e sfiora i 10 milioni di abitanti, pari a oltre il 15% della popolazione, nello scenario P1, cioè quello di scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi. Anche le frane possono interessare beni culturali e architettonici rilevanti, importanti, e i beni culturali a rischio frane nel nostro paese sono quasi 35.000, dei quali oltre 10.000 ubicati in area a pericolosità elevata o molto elevata. Quelli a rischio alluvioni nello scenario di pericolosità idraulica media, cioè il cosiddetto P2, non è proprio una bella sigla questo P2, sono oltre 29.000, mentre quelli nello scenario di eventi estremi P1 sono poco più di 40.000. E veniamo al tema delle emissioni e quindi all'obiettivo 2 del settimo PAA. È ovvio che il tema delle emissioni è un tema particolarmente sentito. Io mi auguro, spero, ho guardato un po' le previsioni, anche le serie storiche, ciò che è successo nei mesi precedenti, mi auguro di non passare più un Natale come quello dell'anno scorso rispetto a questo tema. Però sicuramente abbiamo ancora dei problemi. Dobbiamo come Paese raggiungere i nostri obiettivi sul clima e l'energia per il 2020 e ci dovremo adoperare per contribuire all'obiettivo europeo di riduzione entro il 2050 delle emissioni dei cosiddetti gas serra dell'80-95% rispetto ai livelli del 90, nel quadro degli impegni generali sottoscritti nell'accordo di Parigi da ultimo dello scorso anno e confermati poi dalla recente COP di Marrakesh, credo, di un mesetto fa. In Italia le emissioni nazionali di gas a effetto serra dal 90 all'anno scorso decrescono di quasi il 20%, nello stesso arco temporale si assiste a un incremento della popolazione residente pari al 7,1% e quindi ad un decremento delle emissioni pro capite del 25,1%, quindi con un disaccoppiamento tra determinante e pressione.
Medesima situazione per le emissioni nazionali di gas a effetto serra rapportate al PIL, che mostrano un tasso di crescita maggiore rispetto alla popolazione, quasi il 17%, comportando quindi una decrescita delle emissioni di gas a effetto serra pari a quasi il 31,5%. Le emissioni totali di gas a effetto serra stimate per il 2020, considerando lo scenario politiche correnti, si riducono del 23,8% rispetto al 2005. Considerando invece lo scenario con politiche addizionali, la decrescita prevista è pari al 26,6%. Quindi il conseguimento dell'obiettivo che siamo chiamati a raggiungere entro il 2050 è ancora lontano, nonostante i progressi compiuti. A livello europeo le emissioni di gas a effetto serra sono diminuite del 19% dal 1990 ad oggi, nonostante sia cresciuta di quasi il 45% la produzione economica. Le proiezioni delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra sono attualmente ancora, direi, insufficienti per avvicinarci a livello europeo all'obiettivo di ridurre le emissioni dell'80-95% entro il 2050. Sempre secondo il sottobiettivo 2A, dovrà essere limitato l'aumento della temperatura media, come dicevo, sotto i 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali. L'aumento della temperatura media però registrato negli ultimi 30 anni nel nostro paese è stato quasi sempre superiore a quello medio globale rilevato sulla terraferma. Il 2015 è stato l'anno più caldo dal 1961 e l'anomalia della temperatura media, più 1,58 gradi centigradi, è stata superiore a quella globale sulla terraferma, che si è, tra virgolette, fermata a più 1,23, e rappresenta, anche qui un triste primato, il 24esimo valore annuale positivo consecutivo. Vediamo adesso l'efficienza nell'uso delle risorse, verso cioè un'economia a basse emissioni di carbonio. Il sottobiettivo 2B del 7° programma di azione prevede che l'impatto ambientale globale di tutti i principali settori dell'economia dell'Unione Europea e dell'Italia dovrà essere ridotto sensibilmente. Il consumo di materiale interno e la produttività delle risorse utili al monitoraggio di tale obiettivo permettono di dare un'indicazione della scala dell'economia, mostrando come il consumo delle risorse in Italia sia diminuito complessivamente di quasi il 47% tra il 2000 e il 2014-15, seppure si registra un aumento del 2,8% tra il 2013 e il 2014, e la produttività delle risorse invece è aumentata di oltre l'85% nello stesso periodo. Anche in Europa, abbiamo diminuito l'uso dei carburanti fossili, così come le emissioni di alcuni inquinanti prodotti dai trasporti e dall'industria, e l'uso totale delle risorse dell'Unione Europea dal 2007 al 2015 si è ridotto di quasi il 20%. Per quanto concerne il tema dei rifiuti, che però formerà, come vi ho detto, anche oggetto dello specifico rapporto, perlomeno per quanto riguarda i solidi urbani, il 20 dicembre, la percentuale di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio è pari al 44,6% della produzione di urbani, oltre un terzo dei quantitativi riciclati è costituito da frazione organica e da una quota pari al 27% da carta e cartone. In Europa si generano comunque meno rifiuti e i tassi di riciclo sono migliorati in quasi tutti gli Stati membri, anche se poi vedremo il 20 la distinzione tra l'Europa 15, cioè vecchio modello, e l'Europa a 28 come adesso. Anche per quanto riguarda la qualità dell'aria, dovremo conseguire in Italia un miglioramento significativo che si avvicini, perlomeno che tenda, perlomeno significativamente ai livelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Segnali positivi li abbiamo registrati, ci sono dei trend crescenti, però dobbiamo dire che la situazione permane abbastanza critica per quanto riguarda alcuni inquinanti, in particolare atmosferico, il biossido di azoto, l'ozono troposferico continuano a registrare livelli elevati. Nel quadro europeo l'Italia, come il bacino padano, rappresenta, come abbiamo ahimè vissuto alla fine dello scorso anno, una delle aree di maggiore criticità. Nello scorso anno in Italia il valore limite annuale del PM10 è rispettato nella quasi totalità delle stazioni di monitoraggio, soltanto 3 stazioni su 388 sono in superamento. Considerando però il valore analogo di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che come sapete è più restrittivo, è il 70% delle stazioni a risultare in superamento. Rispetto al valore limite giornaliero, il 29% delle stazioni sono in superamento, l'88% considerando il valore dell'OMS.
e i valori più elevati si sono registrati nelle città medio-grandi del bacino padano e, come è stato visto, ripeto, durante la crisi del periodo natalizio dello scorso anno, nelle più grandi città del centro, del sud Italia e anche della Sicilia. Anche in gran parte dell'Europa i valori limite del PM10 sono stati superati e il 94% è localizzato in aree urbane e suburbane. Per il PM2,5 in Italia, nella quasi totalità delle stazioni, il valore limite è stato rispettato, non così il valore limite di riferimento dell'OMS, che è stato invece superato nella quasi totalità delle stazioni. A livello europeo, diciamo, sono presenti superamenti localizzati, oltre che in Italia, in alcuni paesi, in particolare dell'est Europa, la Bulgaria, la Polonia e la Repubblica Ceca. Per l'ozono, il cosiddetto LT, cioè l'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana, è stato superato nella gran parte delle stazioni di monitoraggio, solo il 6% è risultato conforme. In Europa però, rispetto al tema dell'ozono, i livelli più elevati si registrano nei paesi mediterranei. Nel 2014 solo nel 14% delle stazioni non sono stati registrati i superamenti dell'LT. Mi avvio quasi alla conclusione. Qualità delle acque e rumore. Per quanto riguarda il sottoobiettivo 3C, standard elevati delle acque di balneazione per tutti i cittadini, durante la stagione balneare scorsa in Italia sono state monitorate 5.507 acque di balneazione, 4.864 costiere di transizione e 643 acque interne. Diciamo pure che le acque di balneazione costiere italiane rappresentano il 33% di tutte le acque di balneazione costiere monitorate in Europa e la classifica di eccellente delle acque italiane è superiore a quella media europea. Noi abbiamo una qualifica molto alta. In Italia l'88% delle acque di balneazione è stato classificato eccellente, tuttavia permangono ancora criticità legate alla presenza di acque in classe scarsa, che però sono solo il 2%. Passando invece all'inquinamento acustico, in particolare nelle zone urbane, vale la pena segnalare che la popolazione esposta a livelli di rumore superiori ai livelli raccomandati dall'OMS nel nostro paese risulta essere molto elevata e il 64,3% della popolazione risulta esposta a livelli di rumore da traffico stradale superiori al limite previsto di 50 decibel nel periodo notturno, limite previsto appunto dalla soglia di raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ultimo aspetto prima dei ringraziamenti, volevo parlare qualche minuto sul tema degli agenti chimici, in particolare il crescente uso di sostanze chimiche, soprattutto nei prodotti di consumo, è stato associato a un aumento delle malattie e dei disturbi del sistema endocrino negli esseri umani e la produzione globale di sostanze chimiche è aumentata significativamente, passando da 1 milione di tonnellate nel 1930 a centinaia di milioni di tonnellate di questi anni. L'Unione Europea è il secondo produttore mondiale dopo la Cina e stimiamo che sul mercato europeo siano presenti circa 100.000 sostanze chimiche. L'Italia, dopo Germania e Francia, è il terzo produttore, il decimo a livello mondiale. Le imprese chimiche attive in Italia sono circa 2.740 e occupano poco più di 100.000 addetti. L'uso dei prodotti chimici interessa quasi tutti i settori produttivi. Alla fine di questa carrellata, che sia pur breve, mi rendo conto, è sempre impegnativa, se lo è per me che ve la espongo, immagino anche per voi che l'ascoltate, permettetemi un ringraziamento per quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo prodotto e dell'annuario, a tutti i prodotti adesso correlati, un ringraziamento sentito a tutti i colleghi del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, ai colleghi del Ministero dell'Ambiente, quindi non solo la parte logistica, anche la parte che ci aiuta e che collabora con noi ogni anno nella raccolta e elaborazione dei dati, le amministrazioni centrali e locali, gli enti di ricerca, gli organismi tecnico-scientifici pubblici e privati e i referi validatori, coloro i quali poi si occupano di validare tutti i dati che vi presentiamo. Ovviamente permettetemi un ringraziamento particolare a tutte le strutture dell'ISPRA, non ne voglio citare nessuna perché rischio di dimenticarmene, ovviamente i colleghi che si occupano in primo luogo col servizio competente di questa materia, i colleghi poi che si occupano dell'organizzazione di questo evento, ma tutti quelli, e sono tantissimi, che
perché nelle varie strutture, nelle varie articolazioni dell'istituto, ogni anno, a partire, come vi dicevo, dal mese di gennaio, lavorano per la presentazione di questi prodotti. Grazie. Grazie Stefano.